In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». C'è un motivetto musicale che in questo periodo di avvento sta rallegrando le lodi ai vespri di Pregaudio. Dice così: «Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti». Abbiamo ritenuto opportuno inserire questa bella canzone in questo periodo perché l'avvento è, per antonomasia, desiderio del volto di Dio. L'avvento è immagine di quella umanità che dall'inizio dei tempi chiede di poter vedere il Dio che l'ha creata. Ma Dio, lo sappiamo, non si vede con gli occhi fisici, bensì con quelli metafisici, gli occhi del cuore. Ma noi da soli non siamo in grado di accendere questa vista, siamo fondamentalmente ciechi. Per questo il canto implora: «Apri i miei occhi, Signore». Il Vangelo di oggi diventa la conferma che Dio davvero può guarirci dalla cecità spirituale. Gesù infatti si rallegra oggi e dice: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete». In realtà ciò che vedevano era Gesù in carne ed ossa, ciò che vedevano anche altri. Però altri, i re e altri ancora, pur vedendolo, non lo vedevano veramente. L'avvento, dicevo, è per antonomasia il tempo della guarigione degli occhi, perché altrimenti non riusciremo a vedere nel bambino di Betlemme il Dio che si è fatto carne. Ma se volete, l'avvento è anche il Big Bang della storia della salvezza, che ogni volta si rinnova e si dispiega nell'anno liturgico. È come nel grande Big Bang della scienza: solo dopo 300.000 anni si vede la luce, perché i fotoni finalmente liberati cominciano il loro viaggio nell'universo. Così l'avvento è l'incubatrice della luce. Sono quei 300.000 anni che attendono la luce vera, quella che verrà a illuminare ogni uomo, la luce del bambino di Betlemme.